La nazionale italiana in ritiro per uno stage in Abruzzo, Pescara, San Giovanni Teatino, Alessandro Campagna, questa città Pescara, l'Abruzzo rappresentano un po' la seconda casa della nazionale italiana. Venite spesso da queste parti ad allenarvi e così è stato anche in questa settimana. E così è stato anche in passato, quando ero giocatore praticamente tutte le preparazioni degli anni d'oro, quelle delle Olimpiadi, degli europei, dei mondiali vincenti, di Ratko Rudic, di Gabriele Pomiglio, e come dirigente le abbiamo trascorse qui a Pescara, quindi ho tanti amici, è una bella aria che si respira e c'è tanta passione per lo sport e per la pallanuoto in particolare. Nazionale italiana che ovviamente guarda con ambizioni al futuro, perché parliamo di una delle squadre più forti al mondo, vi state preparando in questi giorni qui in Abruzzo per quali eventi in particolare? Ma c'è nell'immediato una finale di World League che è dal 20 al 25 di giugno, che si giocherà a Mosca, e quindi partiremo il 18 proprio alla fine del collegiale che faremo qui in Abruzzo. Gli ultimi tre giorni del collegiale di Pescara si concluderanno con un amichevole col Giappone il 14 sera alle Naiadi, quindi vi aspetto tutti in massa a vedere il sette bello. E poi l'appuntamento più importante della stagione sono a fine luglio i campionati del mondo a Budapest, che ci arriviamo con la responsabilità di un bronzo di Rio, dove speriamo appunto di migliorare questo terzo posto e cercare di ambire a qualche metallo più pregiato.